Ciao a tutti, torna da Lucky Master, continua la sua scalata infinita verso i 2400, abbiamo ancora i pezzi bianchi, il nostro avversario 2186 e qui giochiamo cavallo F3, ma poi presi dall'ispirazione della partita giocata ieri dal grande Firuja. Scegliamo di fiancheggiare subito l'alfiere in B2 e poi D4. Tra l'altro, un impianto analogo, anche se forse con un'inversione di mosse, credo che sia già stato giocato dal buon Lucky. Ben volentieri continua lo sviluppo, si prepara la strada all'alfiere F1, che può andare ad esempio in D3 non sarebbe male, però c'è la fastidiosa cavallo B4. D'altro canto, cavallo B4 poi può essere attaccato da E3. Quindi continuiamo tranquillamente con il nostro sviluppo. Ci prepariamo a completare lo sviluppo anche del lato di donna. Bisogna poi trovare una sistemazione alla torre A1. Anche la torre F1 non sarebbe male, ad esempio, in E1. Ok, qui la ripresa viene di pedone e in questo modo E5 è ben tenuto. Adesso andiamo a togliere la casa B4 ai due pezzi leggeri del nero. In questo modo l'alfiere D3 può continuare a stare indisturbato dove si trova, picchiando su H7, torre 1, torre 3, cavallo G5 oppure in E5 da valutare e poi torre in H3 oppure in G3. E l'attacco contro il re nero si fa insidioso. Intanto abbiamo anche guadagnato, senza colpo ferire, un minuto di vantaggio, che non è poco in una rapid. Ce lo ricorderemo quando saremo nel finale e magari il nostro avversario sarà in zaino. Qui il nero ha puntato donne alfiere di re contro il nostro pedone H2, una possibilità semplicemente la spinta in H3. In questo modo si andrebbe a controllare la casa G4 in cui può piombare il cavallo F6. Partita interessante, abbiamo anche cavallo F1, cavallo G3 come idea, che in qualche modo farebbe da tappo alla batteria di donne alfiere D6. Qui il nero deve completare lo sviluppo, mi aspetto la naturale alfiere D7, un altro piano che richiede qualche tempo in più è B6 con idea A5, poi alfiere in A6. G6, qui il nostro avversario, pur di impedire eventuali sacrifici di alfiere in H7, si è indebolito con G6. Il problema è che qui dovrebbe avere l'alfiere di re, che invece si ritrova in D6, quindi al più può andarci dopo torre 8 e alfiere F8, ma richiede qualche tempo. Noi utilizziamo questo tempo, ad esempio, cavallo F1. Ci piace. L'idea è cavallo G3. E poi cavallo E5 e poi H4 e H5. Piano interessante. Prima però il bianco deve completare lo sviluppo, in particolare della torre in A1 che al momento non svolge un ruolo molto attivo, se non quello di difendere il pedone A3, ma mi sembra poca cosa. Donna D2 interessante, si butta subito un occhio alla casa H6, che dopo la spinta in G6 risulta indebolita. Ok.
Qui il nostro avversario correttamente ci attacca, è questa la manovra che forse vuole eseguire il nostro avversario. Però poi si attacca in forze, ci piace. Inchiodiamo il cavallo in E3 che risulta inchiodato dall'alfiere F4, considerata la presenza della donna in D2, però anche noi possiamo poi guadagnare un tempo, ad esempio con G3. E poi re G2, H4, torre H1 e H5. Potrebbe essere un piano da mettere in atto. Ok. Qui passa l'attacco il nero, va benissimo. Semplicemente spostiamo la nostra donna adesso, ci teniamo ben volentieri l'alfiere in D3 e poi la prossima mossa è D3, salvo imprevisti. Quella dovremmo giocare. Posizione diversa dal solito, non è comune trovarsi con l'alfiere in B2 e il pedone in D4. Così come è difficile trovare medio giochi in cui il bianco piazza un suo cavallo in E3. Però in E3 non è così male, perché tra le varie, oltre che controllare C4, D5 ed F5, che al momento sono ben tenute dal nero, c'è anche G4. E da G4 il cavallo è molesto perché può saltare in E5, in F6 e in H6. Si cerca di sfruttare in tutti i modi sostanzialmente la debolezza di queste due case. Non temiamo eventuali sacrifici in G3. Re G2 aumenta la difesa del pedone in G3 e libera la prima traversa eventualmente alla nostra torre, che può piazzarsi in H1. E adesso probabilmente la posizione è pari, ma io oggettivamente preferisco il bianco. Tra l'altro, cavallo G4 attaccherebbe anche l'alfiere in H6. Beh, qui però col cavallo che non tiene più d'occhio E5, io cavallo E5 la gioco. Cominciamo a dare un'occhiata a F7, oltre che anche su G6. Questo cavallo è molto buono, ma dopo un cavallo 3 in G4 si minaccia F per D3. F per E4, scusate, alfiere per E4, pedone D per E4, donna per E4 e rimaniamo con un pedone in più. C'è anche da dire che dopo B6, alfiere B7, dobbiamo stare in campana. Qui abbiamo la possibilità di doppiare i pedoni del nostro avversario. Però andremo ad attivare anche la torre in E8. Quindi, alla fin fine, preferisco una mossa come cavallo G4. Cavallo 3 in G4. Si attacca l'alfiere in H6, si minaccia un salto in alcune varianti in F6 e soprattutto si libera la strada ai pezzi pesanti presenti sulla colonna E. Questo re G2 potrebbe diventare obiettivo di attacco, quindi mi sa che poi dobbiamo tornare indietro. Intanto il nero, che secondo me deve difendersi. Secondo me la mossa più spontanea è alfiere G7. Invece il nostro avversario ci sorprende con alfiere D2. Abbiamo 6 minuti e 50 contro i 3 minuti e mezzo.
Il nostro avversario cerca complicazioni, ma si ritrova ancora con il lato di donna da sviluppare. Noi abbiamo la torre in A1, lui ha la torre in A8, ma anche l'altiere in C8. Mentre si vede la differenza di attività tra i due altieri campo chiaro. F6 è una casa da cui il cavallo bianco può dare un doppio, ma al momento è controllata dal cavallo E4. Quindi catturiamo il cavallo in E4, togliamo il difensore di F6. Solitamente in questa girandola di cambi, chi cattura per primo ha vantaggio. Tra l'altro, catturando la torre, attacchiamo anche la donna, bellissima. Scacco. Guadagniamo la torre attaccando la donna. E poi possiamo, allora, fermo restando che in questa posizione sembra tutto pari, due alfieri, cavallo, cavallo, torre e torre. Il bianco però ha il tratto. Il bianco si ritrova con l'alfiere in E4 attaccato, quindi se il bianco cattura l'alfiere camposcuro del nero, il nero si rifà su alfiere in E4, quindi in qualche modo dobbiamo parare la minaccia di per E4. E qual è il modo migliore per guadagnare un tempo? Cambiare il nostro pezzo attaccato per uno del nostro avversario. E adesso abbiamo un pezzo in più. Abbiamo un pezzo in più, però abbiamo l'alfiere B2 e l'alfiere F5 attaccati. E il problema è che il cambio in C3 darebbe al nero la possibilità di attaccare la torre. Non facile. Non so se riusciamo in qualche modo a mantenere il vantaggio materiale che ci siamo duramente guadagnati. Abbiamo uno scacco fastidioso, però in B5, ma non cambia la sostanza delle cose. Donna B5, re F8, e non c'è granché. Mannaggia. Stiamo consumando tutto il vantaggio di tempo accumulato finora. Che peccato, emerge in tutta la sua forza la debolezza della torre A1. Che peccato. Peccato veramente. Ci dobbiamo accontentare. Ci dobbiamo accontentare di un seguito, e purtroppo non c'è modo. E se c'è, sinceramente, non lo vedo. Andiamo a difendere il pedone D4 con torre D1, sottraiamo la torre dall'attacco della donna in C3. Abbiamo un vantaggio legato alla struttura pedonale, ma nulla di più. Abbiamo uno scacco, quello sì, però oggettivamente credo che faccia poca roba. C'è un non H5 che attaccherebbe F7. Potremmo continuare con C4, ma cerchiamo di sfruttare la debolezza di F7, ma oggettivamente non so se è un compenso sufficiente. Qui cerchiamo adesso di sfruttare il fatto che il nero deve ancora completare lo sviluppo del suo lato di donna. Peccato! Il buon Lucky ha creduto di guadagnare un pezzo e invece alla fin fine, in una girandola di tatticismi,
Il nero è riuscito a mantenere l'equilibrio materiale. Non era facile. Poi là, qui, rischioso come seguito, rischioso, ma proprio tanto. Avrà fatto bene il nostro avversario a scegliere questo seguito? Non è facile continuare l'attacco. C'è da dire che possiamo forzare il cambio delle donne, ma non so se questo oggettivamente ci conviene. Secondo me la mossa migliore è torre D3. Il cavallo in E5 è una forza e difende la torre. La torre difende il pedone B3 e anche il pedone in D4, che difende il cavallo in E5. Quindi in questo modo due pedoni, torre e cavallo del bianco si difendono tutti a vicenda. Qui il nero cerca di attivare la sua torre lasciandola lì dov'è, aprendo la colonna A. Catturare in A5, in A4 farebbe il gioco del nostro avversario e quindi semplicemente B4. Che partita! Qui guadagniamo anche il pedone in H7 senza colpo ferire. E adesso. Donna G8, tricky move. L'idea è dare scacco entrando poi in C5 con il nostro cavallo. Comincia lo Zeitnot per il buon Lucky, purtroppo. Abbiamo un pedone in più e il pedone H2 oggettivamente può essere davvero fastidioso per il bianco. Il problema è il controgioco del nero legato al nostro re. Controgioco che può essere molesto finché rimangono ancora ben tre pezzi del nero con cui attaccarci. Quindi l'obiettivo sarà quello in qualche modo di cambiare almeno le donne. Torre in D3 è bellissima, eh? Anche il cavallo in E5, il pedone in D4 collaborano tutti perfettamente. Tra l'altro adesso B4 è anche difeso da A3 che è difeso dalla torre, quindi bellissimo. Qui attacchiamo la torre nemica. E adesso qui il cambio delle donne potrebbe essere interessante. Ok, il nostro avversario sceglie un altro seguito. Cavallo F7 è interessante, peccato che non è possibile. Allora, donna E7, diamo scacco e attacchiamo la torre. E là, è arrivata! È arrivato il blunder del nostro avversario. È arrivato. Qui forziamo ben volentieri il cambio delle donne. Cambiamo. Casa scura e attacchiamo i 6. E qui adesso senza. Annaggia! Va bene. Va bene, va bene. Questo pedone è unstoppable. E con 1 minuto e 3 di vantaggio. Scusa, 1 minuto e 3 di tempo a disposizione, il buon Lucky dovrebbe avere meritatamente la vittoria in pugno. Controgioco del nero, spinge a sua volta il pedone D, ma troppo lontano e la torre può immolarsi in qualunque momento. Promozione e voilà. 48 secondi. Allora, diamo scacco, così possiamo entrare. Possiamo entrare con la donna e via. Ben volentieri, subito analisi. Diamogli anche l'analisi del computer, così ce la ritroviamo. Cominciamo dall'inizio questa bella battaglia. Un omaggio al grande Firuja che ieri mi ha dato lo spunto di giocare l'apertura che avete visto. Ben volentieri.
Fianchetto di donna questa volta, abbandoniamo un attimo la mises. Faccio notare che in questa posizione, almeno fino a C5, il motore assegna comunque ancora un decimo di vantaggio al bianco, quindi tutto sommato anche il fianchetto di donna non è così malaccio, però ha il vantaggio di far giocare il nostro avversario senza ricorrere alla conoscenza teorica delle linee più battute. D4 al motore non piace, ma a noi non interessa. Continuiamo nello sviluppo e la valutazione del motore continua ad essere di parità. Qui ci sviluppiamo senza particolari problemi. Vediamo che il bianco mantiene un certo vantaggio che aumenta anche grazie alle imprecisioni del nero. Qui si è arrivato ad un picco di 0,9 all'undicesimo tratto, che non è poco. Qui dovevamo subito giocare C4, ma ormai sappiamo bene lo stile peculiare del buon Lucky. Tendenzialmente restio a spingere i pedoni e più propenso a manovrare con i pezzi. Sceso leggermente il vantaggio, ma poca roba. Torre in E8 e qui il buon Lucky con G3 si assicura un punto di vantaggio. Qui dovevamo giocare di nuovo C4 secondo il motore, che va benissimo. Il problema è che non è nel nostro stile. E quindi ci accontentiamo di un vantaggio più piccolo, ma più, come dire, più adatto a quello che è lo stile del buon Lucky. Cavallo F5, cavallo 3 in G4 e qui blunder. Alfiere D2 doveva essere punita in qualche modo. Quindi sicuramente ci è sfuggito qualcosa. E qui vediamo il tallone d'Achille del buon Lucky. Alfiere per E4 è corretta. Il nero continua con alfiere 1. Qui il nero si doveva rassegnare a giocare donna D8 secondo il motore. Cavallo F6 è giusta, re F8 è giusta. Ah, eccola qui. Però in realtà anche con... Ah, pare subito il cambio. Però anche cavallo per E8 non è male. Alfiere per F5 non è male. Alfiere C3 non è male. Il cambio è giusto, il cambio è giusto. Torre D1 e per F5. Allora, io pensavo che col vantaggio enorme che ci ha dato il motore ci saremmo ritrovati con un pezzo in più. E invece il materiale è tutto pari. Ma nonostante questo, continuiamo ad avere un vantaggio di 4 e 9. Quindi in realtà non mi è sfuggito qualcosa, ma è semplicemente un vantaggio derivante dalla posizione che si è verificata sulla scacchiera. Qui dovevamo giocare subito torre D3. L'idea di torre D3 l'abbiamo vista, ma l'abbiamo giocata dopo donna H5. Ho preferito prima questa mossa di donna. Donna per C2. Donna per F7, qui abbiamo giocato bene. A4 viene contrastata da B4 e qui il vantaggio è solido, è tutto pari, ma E6 debole, due pezzi ancora da sviluppare, H7 debole e qui si tiene tutto a vicenda. B4 è difeso da A3, A3 è difeso dalla torre, la torre è difesa dal cavallo. Il cavallo è difeso dal pedone e il pedone è difeso dalla torre. Ci sono ben 5 tra pedoni e pezzi del bianco che si difendono a vicenda e quindi il bianco può compiere le sue scorribande con la donna avendo un setup di quelli veramente efficaci. Qui potevamo catturare subito il pedone, ma con 1 minuto e 42 la situazione si è fatta un po' più impegnativa. Il bianco ha sciupato parte del suo vantaggio, ma poco importa. Entrambi i giocatori sono in zaino.
e il bianco si trova con un vantaggio decisivo. Corretta la cattura della torre in cambio del cavallo, del nostro cavallo, e qui forzare il cambio delle donne è la strada più semplice per entrare in un finale semplice da giocare e tecnicamente vinto. Guardate che meraviglia quel pedone H. C'è ben poco da fare ormai per il nostro avversario. Torre C1 è corretta e Re B3 non fa nient'altro che accelerare il matto. Scacco matto, il bianco vince. Vediamo un po'. Poi là, 96% di accuratezza, e l'imprecisione del buon Lucky è stata Re G2 al 17° tratto al posto di C4, che era la mossa prediletta dal motore. 96%, bella vittoria per il buon Lucky con una linea poco conosciuta, Rubinstein Opening. Nulla da dire. Scusate, un po' di tosse. Nulla da dire, veramente una partita giocata bene. Pensavo con l'analisi del motore che mi fosse sfuggito qualcosa, considerando i 4 punti e subbia attribuitimi, ma alla fin fine tale vantaggio derivava dalla posizione e non da un vantaggio materiale. Però devo dire che l'occhio posizionale del buon Lucky è stato buono in questa partita, ben 96%. Che dire? Spero che la partita vi sia piaciuta. Se sì, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, spargete la voce tra i vostri contatti e che dire? È stato un piacere, un saluto a tutti e alla prossima. Statemi bene. Ciao!